Finale 4-1, quindi finale 3 per la KF1, questo mondiale che è sempre più in mano a Nyck de Vries, che parte anche dalla pole position. Al suo fianco Carol Buzz, poi Camponeschi che uccella De Vries. De Vries è mangiato vivo da un 7-8 avversari. Guarda cosa non succede in una finale della KF1. Adesso sarà una tormenta di sorpassi per aggiudicarsi la vittoria da parte di tutti i protagonisti là davanti. Vediamo che c'è Carol Buzz in prima posizione, secondo Alexander Albon, poi Flavio Camponeschi, Yuka Namaru, credo, ma non voglio dire una bestialità. Kanamaru, felice tiene Nyck de Vries. Quindi Ignazio D'Agosto che ha perso qualche posizione, comunque sappiamo essere in grado di poter risalire al vertice. Kanamaru chiude la porta a Tiene, che quindi non tenta l'assalto. Davanti a noi Hubert e la Tillet si accavallano, si montano l'un l'altro. Camponeschi non si può dire che si montano, perché chiaramente scatterebbe la gelosia da parte di Tiene, che però in questo momento se ne frega della fidanzata e prosegue la sua gara dalla quinta posizione. Camponeschi all'attacco di Albon, all'interno. Albon chiude come un dannato, forse vuole proteggere la posizione perché sa che nei giri a venire sarà più rapido. Vediamo cosa sta combinando Nyck de Vries, io non ho i tempi questa volta, di conseguenza non posso raccontarvi i riscontri cronometrici. De Vries che si è pappato Tiene, però questo è fuori di dubbio. Adesso davanti a sé Kanamaru, mi piacerebbe vedere i tempi per capire quanto sta dando De Vries agli avversari, se sta dando qualcosa agli avversari, se riuscirà a effettuare una rimonta come ormai ci ha abituato a fare, anche se noi per una volta non vogliamo non fare il tifo per De Vries, ma ci piacerebbe vedere una gara un po' più combattuta, e forse questa lo è, perché Camponeschi va all'interno. Flavio, il campo, passa in seconda posizione, e adesso c'è Carol Buzz lì davanti per il piacere di Ronnie Sala, patron della Birrell e della RK, Robert Kubica che saluta come al solito, ma alle spalle del pilota polacco Camponeschi, detto Campo, che se la sta giocando alla grande per la vittoria. Se la sta giocando alla grande per la vittoria, infatti in scia a cannone anche De Vries, alle loro spalle è in quinta posizione, se non ho visto male. Camponeschi in testa, Camponeschi passa al comando. Abbiamo visto ieri nella finale 1 avere un Camponeschi, abbiamo visto Camponeschi avere un'andatura travolgente. Buzz viene superato anche da Albon che passa in seconda posizione, quindi Camponeschi in un momento un po' difficile. De Vries intanto ha superato anche Kanamaru, che a sua volta è stato superato da Tiene. Adesso c'è D'Agosto che va all'attacco, forse di Kanamaru. Kanamaru che chiude la porta, D'Agosto è in rimonta, vediamo se il gruppetto si ricompatterà. C'è da dire che De Vries ha passato Kanamaru portandosi dietro Camponeschi, Tiene non molla l'osso, non molla l'ossicino. Chi sta volando via è Flavio Camponeschi, signori. Attenzione, perché il campo ha messo metri tra sé e Albon, e tra Albon e Carol Buzz, e tra Carol Buzz e Nyck de Vries. De Vries che evidentemente non ce l'ha tutta questa birra, come tanti dicono, come tante volte ha fatto vedere anche l'olandesino. Qui non c'è quel mezzo secondo in più degli altri, quindi è più dura, però la gara è lunga, aspettiamo, perché la gara è lunga e sappiamo che De Vries fa la differenza a gomme usate. Vedremo se Camponeschi riuscirà a portarsi a casa la vittoria e se gli avversari alle spalle di Camponeschi, quindi Albon e Buzz, renderanno dura la vita all'olandesino che adesso si trova in quarta posizione e tenta il recupero, oppure invece se la situazione sarà diversa all'interno. Carol Buzz di Albon, Albon che è un osso duro ma sempre molto corretto, lo abbiamo visto anche in altre situazioni, veramente anche nella gara di ieri, nella finale 2 di ieri con Ignazio D'Agosto. D'Agosto che è in recupero, si è sganciato dagli avversari. Una situazione bella, veramente bella per lo sport, con Camponeschi che se ne sta andando via e nonostante questo continua a mettere il casco in carena alle sue spalle. Carol Buzz
Albon all'interno che supera Buzz in questo momento, quindi confusione, Buzz viene superato anche da Nyck de Vries, quindi Buzz che quando viene superato anche in precedenza viene superato da due piloti, cosa già successa, un Buzz che evidentemente adesso deve riprendere le forze, cercare di andare a inserirsi tra Nyck de Vries e Alexander Albon per rompere il ritmo a Nyck de Vries. Guasto per Nyck de Vries, colpo di scena direbbe il vecchio Mike, ed è così. Nyck de Vries in estrema calma scende dal proprio kart e secondo me sotto il casco tira quattro cristi, perché non so se potevo dirlo questo, però tira quattro parolacce sicuramente. Con estrema calma si toglie il casco, voglio vedere la faccia di Nyck de Vries, è abbastanza scura in volto, spinge il kart Nyck de Vries, lo spinge nella corsia box, guasto evidentemente, uno snack, una grippata, Camponeschi continua la sua cavalcata alla faccia di tutto e di tutti con Carol Buzz che è risalito di nuovo in seconda posizione. Che martello Carol Buzz, intanto tiene testa e si infila all'interno di Buzz. Feliciano tiene, cosa si inventa? Che gara per Felice Etienne, adesso si intrecciano le traiettorie, attenzione a un formucchione ragazzi, fate i bravi, siete dei bravi ragazzi, continuate adesso, e si infila anche d'agosto in battaglia, guarda come sono inventati, mentre il campo è in solitaria là davanti a tutti, Felice Etienne si è inventato una gara da paura, è stato lì alle spalle, una volta che era stato superato da De Vries sembrava dover stare lì a far fatica, a tenergli la coda, e invece è rimasto incollato, poi a un certo punto eccolo qui in seconda posizione alla facciata di tutti con questa CRG che è risorta definitivamente anche in KF1, anzi in KF1 dove all'inizio dell'anno ha vissuto delle difficoltà non indifferenti, e invece già Genk è riuscito ad accaparrarsi una finale con Jordan Lennox Lamb, e in questa finale 3 del quarto round del mondiale qui a Sarno si trova in seconda posizione, bella CRG Max in seconda posizione, Tony Kart Vortex in prima, poi RK BMB in terza, e adesso Ignazio D'Agosto in quarta piazza che supera l'Intrepid mentre c'è il montone. No, ma cosa fa quello lì? Cosa si è inventato? Chi è quello col Sodi, giusto? Leo Russo, è quello che ieri ha messo fuori tiene. Ma guarda, ma ce l'ha con quelli che hanno la tuta scura, è evidente, perché anche Albon viene spinto fuori, accompagnato all'esterno. E adesso ha perso anche il serbatoietto del recupero del radiatore, il radiatore mezzo sfasciato. Ma perché Russell si è inventato sta fesseria nel delirio dei sorpassi? Vabbè, questo è successo, Camponeschi fa paura, Camponeschi vinceva anche con 7 Nyck de Vries in pista oggi secondo me. Assolutamente, anche se posso dirlo che la patonza bisogna farla girare. Deve girare la patonza, ma infatti guarda come la fa girare. No, adesso Camponeschi sta facendo girare le balle, Campo rallenta adesso perché devi tenere le gomme, c'è anche una finale 4. Potresti vincere anche quella, riaprire il mondiale si chiude a Suzuka, e questa defiance di Nyck de Vries, probabilmente riapre il campionato del mondo. Comunque per la regola del mondiale su 4 gare al weekend lui deve scartare il punteggio di una gara, è anche vero che comunque nella prossima finale dovrà partire dal fondo. Quindi dura per Nyck de Vries, sta di fatto che poi c'è anche un appello in corso, quindi tutto può succedere a livello di classifica.